che ROG Ally X non monterà un display OLED e perché non hanno aspettato direttamente la nuova tecnologia Strix da AMD. Vediamo un pochino come ha risposto direttamente Asus. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati sul mio canale, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefano Esperandio. Se preferite Tava, e questo è il mio angolino di web personale dove parliamo delle cose che mi appassionano, dove vi do il mio punto di vista personale su queste cose, quindi ne parliamo secondo me. Oggi volevo tornare sul tema di ROG Ally X. Perdonate le condizioni indecenti in cui sono, ma oggi in questa stanza nello specifico ci sono un milione di gradi e non vedo l'ora di buttarmi in doccia. Dicevo, voglio tornare su ROG Ally X perché nelle scorse ore praticamente ho visto che c'era un Q&A ufficiale di Asus sul suo canale dove avrebbero risposto alle domande degli utenti su ROG Ally X e mi sono detta, non penso che dicano chissà che, lo guardo e vediamo. Invece una volta che è iniziato hanno parlato di più cose interessanti di quelle che pensavo, quindi mi sono messa a prendere appunti e ho detto, qua c'è da parlarne. Quindi, evitando di far durare una vita questo video, qui i miei appunti, vediamo punto per punto, secondo me, i temi più interessanti che hanno toccato e che rispondono ad alcune delle domande che ci siamo fatti nel momento della presentazione di ROG Ally X. Il primo, il punto secondo me più interessante, più bollente, è perché l'erede di ROG Ally normale non avrà uno schermo OLED, ma riproporrà esattamente lo stesso display? La risposta mi è piaciuta così così, nel senso che quello che Asus ha detto ha senso, però era anche palesemente un non volevamo fare un upgrade che fosse troppo overkill, perché è stato spiegato che se avessero cambiato una componente centrale come lo schermo, che è una parte molto importante del design di una handheld, per loro già sarebbe stato un passo in avanti verso una ROG Ally 2, quindi sarebbe stato un cambiamento troppo significativo per loro per una mid-gen, nonostante sappiamo che Valve con Steam Deck ha puntato proprio su questo tipo di cambiamento per fare la mid-gen, però per loro sarebbe stato eccessivo. E un aspetto interessante di cui hanno discusso è il fatto che gli OLED hanno un consumo più basso quando devi tenere colori soprattutto scuri, quando ci sono molti neri perché il pixel rimane proprio spento, mentre possono avere un consumo un po' più alto quando hai bisogno di immagini vivide e quindi ci sono delle immagini vive come quelle dei giochi. Quindi li preoccupava il fatto che questo avrebbe impedito di migliorare in modo significativo l'autonomia, dal momento che l'autonomia era il problema maggiore che era emerso dalla prima generazione di ROG Ally, secondo loro. Inoltre, secondo loro, gli OLED di queste dimensioni, ora come ora, in termini di tecnologie, non garantiscono sempre una buona visibilità all'aperto, mentre loro ci tengono che ROG Ally sia un device che tu ti puoi portare in giro e utilizzare dove vuoi. Queste cose sono vere, però sappiamo benissimo che su Steam Deck OLED l'OLED si difende alla grande e anche su Switch OLED l'OLED si è difeso molto molto bene. Però per loro era importante che ci fosse ancora il supporto al VRR, i pannelli OLED attuali di queste dimensioni non lo supportano, quindi non è, hanno spiegato, e questa è la parte che ha più senso secondo me, non è un no all'OLED in quanto tale, ma è un no perché volevamo concentrarci su altro, sarebbe stato un upgrade troppo grande, perché per integrare le tecnologie che volevamo mantenere come il VRR, una buona visibilità, un buon consumo, una buona visibilità all'aperto soprattutto, avremmo dovuto puntare su un pannello OLED che costa molto rispetto al price tag che volevamo dare a ROG Ally X. Questo è un ragionamento che può avere senso secondo me, perché se tu cerchi di tenere tutte quelle caratteristiche ma non vuoi sforare troppo il prezzo, che è ufficiale, adesso costa 899 euro dalle nostre parti, se il prezzo doveva andare a salire ancora superavi certe soglie psicologiche per le quali rischiavi di tagliarti il mercato. Quindi hanno detto, è vero, sui notebook noi, soprattutto con quello che hanno annunciato il Computex, abbiamo messo OLED praticamente dappertutto, lato desktop, però lato handheld trovare uno schermo OLED che soddisfava le cose che loro volevano proporre e tenere i costi bassi erano due cose che si aveva difficoltà a far andare a braccetto. Secondo me, ribadisco, c'entra tantissimo anche il fatto che se l'avessero messo al di là dei costi sarebbe stato un salto in avanti veramente grande rispetto al modello base, avrebbe un po' azzoppato il modello base e reso magari la cosa un po' meno affascinante quando magari vedremo un pannello OLED su ROG Ally 2. Quindi capisco il loro discorso, però chiaramente c'è anche una volontà, e sono stati anche franchi in questo nel dire che questo era l'upgrade che volevamo per il 2024. È palese che sia anche nel loro interesse evitare di mettere tante migliorie tutte assieme in un'unica soluzione, in vista magari di future generazioni. Visto che ne abbiamo accennato, un altro punto secondo me molto interessante di cui si è parlato è
Il fatto che anche se è uscito l'anno scorso ROG Ally, questa qui, e sta uscendo quest'anno dal 22 luglio ROG Ally X, loro non intendono il mercato delle handheld a uscita annuale. E questo secondo me è un punto molto forte da sottolineare, perché anche Valve, quando ha parlato di ma fate una Steam Deck 2 adesso che è uscita la mid-gen migliorata di Steam Deck OLED, loro hanno risposto la facciamo quando ci sono tecnologie tali da giustificare una next gen. La visione di Asus è interessante perché è più o meno la stessa, cioè loro hanno detto abbiamo fatto un modello il primo anno, stiamo facendo un modello il secondo anno perché per noi era un mercato nuovo e volevamo essere aggressivi e quindi stiamo cercando di fissare tutto quello che ci è stato segnalato con i feedback sul primo, ma non ci aspettiamo che questo sia un mercato a modello annuale, quindi non è legittimo, ora come ora hanno sottolineato tante volte for now, non è legittimo aspettarsi che automaticamente nel 2025 c'è ROG Ally 2. Questo gli è stato chiesto anche perché si è parlato del come mai non avete aspettato le ultime novità in termini di Strix che è stato presentato da AMD, perché hanno detto sarebbe stata una nuova generazione e non una mid-gen, lo stesso discorso che facevamo prima, sarebbe stato un salto troppo grande, avrebbe richiesto probabilmente dei costi molto esosi rispetto allo Z1 Extreme che performa ancora alla grandissima. Però il fatto che loro non abbiano la concezione di un mercato annuale, mi sono segnata addirittura cosa hanno detto nello specifico, che era non avremo un ciclo annuale per sempre perché questi non sono smartphone. Hanno detto non vogliamo che ogni 6 mesi, cioè tu hai comprato il prodotto e tra 6 mesi stai già dicendo uffa però è vecchio perché sta arrivando il nuovo, non è quello che vogliono dal mercato dell'handheld, che è una cosa che io sposo tantissimo, perché ricorderete qualche tempo fa che avevo fatto un video che era tipo quando si è parlato la prima volta di MSI Claw, dove sottolineavo che secondo me è veramente importante che questi device non si mettano solo a inseguire le specifiche più potenti per raggiungere la miglior risoluzione, guadagnare 3 frame, ma puntino tanto sull'ottimizzazione. Quindi fare un modello annuale dove migliori sempre qualcosina ha senso solo se stai parlando anche di qualcosina nella qualità di gioco, nell'offerta di gioco, nell'esperienza di gioco. Se io ho una di queste macchine che mi fa girare i giochi a 1440p nativi e poi mi serve un'ora e mezza per farli partire perché l'interfaccia è tremenda, perché non trovo i driver, perché non mi trovo i controller, non me ne faccio niente dei 1440p. Quindi molto meglio che siano generazioni calme, che c'è il cambiamento di pura potenza quando ha senso che ci sia, e non che si rincorrano gli specchi per le allodole che purtroppo vediamo tantissimo nel mercato tecnologico, per dire adesso fa un pochino più di questo, fa un pochino più di quest'altro, in un mercato dove è veramente troppo 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 importante l'ottimizzazione dell'esperienza, il fatto che l'esperienza possa essere istantanea. Quindi sono stata molto contenta di questa loro risposta. Hanno anche detto la next gen la facciamo quando ce lo sentiamo e pensiamo che ci siano tecnologie che permettano di parlare di next gen, che è esattamente la risposta che aveva dato Valve in merito a una Steam Deck 2. Quindi non mi aspetterei a strettissimo giro una ROG Ally 2, magari esce, però non è un mercato pensato neanche da Asus come un mercato ciclo annuale. Non sono smartphone, dicevano, non è l'iPhone 14 che è vecchio perché è già uscito l'iPhone 15. Una visione che approvo e mi fa felice. E soprattutto visto che sono passati pochi giorni da quando MSI ha annunciato già la nuova Claw, che ok, se voi state facendo la line-up stile laptop, che ci sono 100.000 modelli tra cui scegliere, lo capisco, però è un mercato che se non rischia di diventare isterico, il consumatore che, anche nella consapevolezza di Asus, perché loro l'hanno detto, prende questa di solito come seconda macchina perché ha un'altra macchina principale per giocare, non vuole inseguire ogni anno il nuovo modello. Non è un mercato che dovrebbe puntare a inseguire ogni anno il nuovo modello. Sono d'accordissimo con questa cosa. Tra l'altro, sul perché non abbiano deciso di aspettare Strix per fare un nuovo modello, al di là del fatto che sarebbe stato un modello next gen, hanno sottolineato, scritto qui, che dovresti fare un cambiamento significativo proprio in termini di design, perché togliendo lo Z1 Extreme e mettendo un'altra soluzione dovresti rifare anche il design degli interni per la ventilazione, per la dissipazione, eccetera eccetera. Quindi hanno detto che sarebbe stato una cosa, un cambiamento molto più significativo di quello che sarà ROG Ally X. Da questo punto di vista ho apprezzato la franchezza dei due ragazzi nello stream ufficiale di Asus, perché hanno detto proprio in modo trasparente, una trasparenza che di solito nelle aziende non vedi, che se ti interessa solo avere più potenza, se ti interessa solo avere più performance, allora non hai bisogno di ROG Ally X perché hai già ROG Ally. Cioè se sei un utente di ROG Ally che si trovava bene con la batteria, che non aveva problemi con altre cose, tipo l'ergonomia, le altre cose che hanno migliorato, ti continuerai a trovare bene con quella per loro, perché il fatto che ci sia molta più RAM, che la RAM sia migliorata, che ci sia il nuovo format per l'SSD, non offrirà evidentemente un miglioramento così tanto significativo. Quando gli è stato chiesto hanno detto che loro non potevano quantificarlo, sarà un miglioramento evidentemente non così sostanziale in termini di performance di gioco, che dipende da gioco a gioco, non possono quantificarlo, magari lo faranno nella prossima settimana che faranno un altro Q&A.
Però sono stati franchi nel dire: se ti interessa solo avere più potenza, cioè il gioco che ti girava a 25 qui non ti gira a 50, allora puoi continuare benissimo a tenerti la ROG Ally. È un discorso che secondo me questo ha senso. Altre cose interessanti che hanno discusso, gli hanno chiesto come mai ci sono i bordi e hanno spiegato che è una questione non solo di display ma anche una questione di design, perché ad esempio le porte che ci sono hanno bisogno di un po' di spazio prima dell'arrivo del display e quindi queste cornici permettono di avere queste porte. Sul nero si notano meno, hanno sottolineato ed è vero, se ricordate l'abbiamo detto anche nel video mio, lo stavamo commentando, che sul nero rispetto al corpo bianco le cornici nere intorno allo schermo si notano molto molto meno. Poi sulla borsa rigida non sarà lanciata insieme a ROG Ally X, quindi se vi interessava ci sarà da aspettare, non le lanciano insieme, non è inclusa la borsa come sempre con ROG Ally purtroppo, cosa che non mi piace. Sulla colorazione hanno detto che per il momento ROG Ally X sarà solo nera, quindi probabilmente magari in futuro arriveranno altre colorazioni, però se vi piaceva particolarmente il bianco di ROG Ally base, per il momento è solo nera, quindi non ci sono altre opzioni di colore. Chissà cosa succederà in futuro, però per adesso avremo quella base con Z1 o Z1 Extreme che rimane bianca e la ROG Ally X con le nuove specifiche, il tera di SSD, i 24 GB di RAM e le altre migliorie che sono state dette, la batteria da 80, che sarà nera. Altra cosa che hanno detto, che vi segnalo, che mi sono appuntata perché poteva essere interessante, è che nella confezione avrà ancora il blocco di ricarica da 65 W, ma supporta la carica fino a 100. Quindi se voi avete un altro blocco in casa, che può essere, che ne so, quello di un notebook, e volete caricarlo a 100, supporta il caricamento anche a 100. Così la batteria, visto che è bella e generosa, si ricarica più velocemente. La prossima settimana hanno detto che terranno un'altra sessione di Q&A, non vi nascondo che me la guarderò per vedere se escono altri dettagli. La risposta sugli OLED, come dicevo, che era quella che mi incuriosiva di più, mi ha convinta solo in parte, nel senso che sono stati comunque abbastanza franchi da far capire che non volevano mettere un OLED perché sarebbe stato too much per il tipo di upgrade che pensavano. Apprezzo il fatto che comunque Asus voglia concentrarsi, che è la cosa più interessante, no, che è uscita dal loro discorso, voglia concentrarsi su tenersi più o meno a galleggiare su queste fasce di prezzo, perché se queste piattaforme, come è successo agli smartphone, iniziano a galleggiare su prezzi molto più alti, 1200-1300 euro, io non so quanto può decollare effettivamente il mercato, perché hanno fatto bene a sottolineare che per molti è comunque una seconda piattaforma di gioco. Io stessa, che ne sono appassionata, sapete bene che ho comunque anche un PC da gioco, che peraltro dovrei aggiornare, e ho tutte le console anche per questioni di lavoro, quindi non è l'unica piattaforma su cui giochi ed è difficile convincere le persone a spendere, che ne so, 1300 euro su una piattaforma che è fatta solo per giocare. Quindi mi rincuora l'idea che anche Asus, che tra l'altro non è nota per proporre i prodotti a prezzi esattamente accessibili, sottolinei l'importanza di tenersi in queste fasce di prezzo, di avere queste fasce di prezzo che possono essere vicine realisticamente a quello che le persone possono essere disposte a spendere per queste piattaforme. Già sugli 899 stiamo iniziando a sforare, secondo me, la soglia psicologica. Era meglio restare sotto gli 800. Stiamo galleggiando nella fascia di rischio, no? Però non devono allontanarsi da questa, e mi fa piacere aver sentito da loro che è importante anche per Asus non allontanarsi da questa fascia. Perché se questo mercato inizia a impazzire con le cifre, non ci siamo, non è quello che gli serve per crescere e quindi per vedere migliorare le tecnologie, per attirare più utenti. Sicuramente i pannelli OLED rendono più costosa qualsiasi cosa, lo vediamo dalle TV, lo vediamo dagli smartphone, però secondo me qualcosina di più si poteva fare, ma non l'hanno voluta fare. Però vediamo. Comunque c'è da dire che la ROG Ally base aveva uno schermo veramente molto più che dignitoso, molto buono. Io più a questo punto che pensare a un potevate metterci l'OLED, ok, ci avete spiegato che non lo volevate mettere, peccato che non siano riusciti a ingrandirlo almeno di un pochino come hanno fatto su Steam Deck OLED. E hanno parlato del fatto che in futuro uno di loro due vorrebbe una ROG Ally da 8 pollici, io concordo, perché secondo me uno schermo appena appena più grande sarebbe tanta roba. E vediamo se esisterà mai, considerando che si spera che questo possa diventare una famiglia di prodotti sia per Asus, che magari poi può diventarlo per Lenovo, continuerà sicuramente a farle anche Valve, quindi vedremo via via come evolveranno, se il form factor prevalente che rimarrà sarà intorno ai 7 pollici o crescerà leggermente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Tra l'altro da qualche giorno, da qualche settimana, sto provando i nuovi auricolari True Wireless, sono quelli Speed Nova per Spazio Games, a breve leggerete la mia recensione su Spazio Games, quindi è un periodo abbastanza fitto di roba da seguire in tema Asus, ve ne parlerò sicuramente sulle pagine del sito. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste risposte a tema ROG Ally X, anzi vi metterò nel primo commento la traduzione integrale
di quello che è stato detto sullo schermo OLED, così potete vedere tutta la risposta. Intanto grazie per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava e ci vediamo presto su Secondo Tava.